Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Oggi, per la gioia di grandi e piccini, allontano un po' il microfono dalla mia bocca, ci aspetterà la sfida incendio, l'ultimo e ripeto l'ultimo incantesimo del videogioco. Ciao Ron, qual è la nostra prima lezione di oggi? Incantesimi con Vitius, ci vediamo al secondo piano. Ok, sempre Ron fa la sociale, se ne va da solo lasciandoci anche noi da soli, va bene, come vuoi. Qui c'è Percy. Ginny si sta comportando in modo strano ultimamente, tienila d'occhio, intesi Harry? Ok, dov'è Ginny? Ginny, dove sei? Non è qui, sarà nel bagno dei ragazzi. Allora, intanto che ci incamminiamo all'aula di incantesimi, raccogliamo, visto che adesso abbiamo quasi, ripeto, quasi tutti gli incantesimi, vediamo se abbiamo lasciato da qualche parte scrigni segreti tipo questo, che possiamo aprire con Alomora, che l'abbiamo perso, l'abbiamo preso nella parte scorsa. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere perché siete nabbi. Alomora, apriamo come se non ci fosse un domani. Mamma mia, si apre in una maniera... Oh, lo devo aprire io, pensavo si aprisse da solo. Siamo in una scuola di magia, non è che si deve fare tutto con la magia. Una figurina. Mi dispiace che abbiano messo, per tutte le figurine che potremmo collezionare nel gioco, sempre la solita immagine. Invece in quelli per PC, se non mi sbaglio, in ogni figurina c'è appunto la figura della persona che abbiamo trovato. Mannaggia gli sviluppatori. Qui c'è un'altra stanzina. Le pesco adesso tutte le cose perché non mi va di farlo dopo. A parte che mi è stato detto che altrimenti non ci riesco, perché i caricamenti in questo gioco durano minuti, e non sto scherzando, durano minuti, e la cosa fa incazzare. Quindi, mentre andiamo a fare una missione, se ci capita di imbatterci come in un'aula come questa, di esplorarla 5 secondi, vedere se c'è qualcosa. Tipo qua c'è un bellissimo scrigno di scurgiole. Bellissimo, a me piace chiamarlo scurgiole, compatitemi. Scurge! Chissà che cosa contiene questo scrigno, the best one. Lo scrigno the best one. Un'altra figurina. Oh, così le prendiamo tutte. Ci allunghiamo la vita come se non ci fosse un domani. Affanculo il Viagra che non ci serve. Così quando andremo nella camera dei segreti, questo si apre con incendio che non ce l'abbiamo, mannaggia i Gesù Cristi di questo gioco che non ci sono. Comunque, ricordatemi se mi dimentico io di ritornare in aula 7A. Pro. Oh, è chiusa. Oh, è chiusa, che strano. Questa invece... È chiusa. Maronna, qual è l'utilità di questa sala? Non ci si può entrare. Anzi, si perde solo tempo per aspettare Harry che entra e esce. Quella porta è chiusa. Quella no, quella, non questa, quella. C'è Ron Weasleyano qua che ci ha aspettato. Che gentile, davvero. Non l'ha mai fatto in tutta la sua vita, però questa volta ha deciso di aspettarci. A me non me ne frega niente, tanto non mi interessa. Incantesimi. Eccola Ginny, Ginny. La smetti? Smettila. Di fare la coglionazza? Smettila. 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 No, io continuo. Così impari l'educazione. Perché se ti chiedo una cosa devi rispondere. Vediamo cosa si nasconde dietro questa meravigliosissima tenda. Un emerito ceppone. Ah no, qua c'è una bella scrigna. Che vediamo cosa tiene. Ecco qua, le figurine. Questa è la parte dedicata alle figurine. Già nell'arco di quanto? 5 minuti ne abbiamo raccolte tipo 5, 3, 4, 5, qualcosa del genere. Qua c'è il bagno delle ragazze. Questa mattina Vitius ci insegnerà l'incendio. Entriamo. Wow, già Ron è preparato. Non me l'aspettavo da parte sua. Ecco qua, un altro scrigno che non possiamo aprire. Riempiamo la fiala mentre che siamo qua. Non si sa mai cosa ci succederà in quella sfida. Tanto che qua le sfide sono alla portata proprio di minorenni. Cioè gente che ci può uccidere da un momento all'altro, però... Niente. Noi ci andiamo lo stesso perché non abbiamo paura di niente. Siamo ad Hogwarts, sti cazzi. Qui penso che già l'abbiamo visitato, dove abbiamo trovato il portagelatine. Quindi possiamo andarcene tranquillamente. Dammi il tempo di arrivare e apro l'aula, stai calmo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Nel corso della lezione di oggi impareremo come lanciare un incantesimo che viene giustamente definito Fiamme di Campanula. Il nome esatto di questo incantesimo è Incendio. Ma che cacchio di nome è? Nel muro si è aperto un cunicolo, al di là del quale si trova la sfida Incendio.
Potter, ti dispiacerebbe farti avanti, per favore? Tanto ci è abituato, quindi non... Uno scrigno! Dopo sarà mio. Il libro dell'incantesimo incendio si trova dall'altra parte del cunicolo. Ma va. Quando sarai riuscito a prenderlo, l'incantesimo sarà tuo. Dovrai quindi tornare qui in aula. Hai capito, Potter? Non sono stupido, sarà certo, la ventesima molto volta che bene. Lo faccio. Allora adesso vai! Adesso vai e non rompere le palle. E tutti quelli nel frattempo che cosa fanno? Io mi sono sempre fatto questa domanda. Mentre che Harry si va a togliere la vita per uno schifo di libro, tutti quelli che cosa... giocano a carte, 1, 2, 3 stella... Che caspita fanno in classe? I compiti? Vabbè. Contenti loro. Eccoci. Oddio, la solita scalinata che si trova quasi in ogni sfida. Dovremmo uscire da lì, suppongo, alla fine. Farà un caldo che si muore, ma Harry si è coperto a dovere. Ah, mi ricordo mentre che siamo qua che non sappiamo che cazzo fare. Vi racconto questo aneddoto della mia vita qui sul canale. Oddio, chissà perché c'è questo qua. Troppo facile. Allora, intanto, mentre che lui si sgranocchia tutto, dobbiamo metterci questo e questo. Penso, so che non ci serve, ma io me lo metto lo stesso. Allora, stavo dicendo, questa parte nello scorso gameplay che ho fatto nel mio vecchio canale era saltata perché tipo c'è stato un errore di registrazione e la parte è saltata. Quindi il mio buon caro vecchio amico, che è tuttora mio amico, El Sapo, ai tempi Super Pazzoid Forever, era arrivato giusto neanche senza farlo apposta in questo punto del gioco e ha detto: vabbè, visto che tu l'hai persa, la registro io, la carico sul mio canale. E questa parte esiste ancora, quindi se per chi magari vuole riscoprire il vecchio Marino The Best, che diceva cose a cazzo, non è che sia cambiata molto la situazione, la può trovare nel suo canale. Ci tenevo, appunto, siamo qua. Ci tenevo a dirla, visto che siamo qua. Mi sembrava il caso di ricordarlo. Niente, configgere queste gargoyle è uguale, sempre, non c'è niente di... È noioso perché devi stare qua, aspettare che lui ti lanci la pallina. Se sei sfigato ti becca. E che due palle però. Potevano aggiungere una difficoltà più elevata. So che io mi sarei un po' incazzato perché sono nabbo già di così, però per gli utenti magari più esperti poteva essere una buona cosa. Aspettiamo. Porca la zia, mi devi beccare a me, non il pavimento. Ma sei scemo? Oh, grande. Giochiamo a tennis. 10 punti. Altri due colpi se non mi sbaglio e possiamo andare avanti con la sfida senza interruzioni, si spera. Cioè, ma lui si aspetta che io mi sposti per prenderla, beccami in faccia, così. Oh, bravo. Bravissimo, gargoyle. L'ultima e possiamo dirgli ciao ciao. Dai, su. Speriamo che non ci becchi. Oh! Era ora. Qua non ci possiamo andare perché ci serve incendio, quindi speriamo di trovarlo subito. Perché mi ricordo, la prima volta mi ero inceppato in questo livello. Mi ero inceppato perché non sapevo come si facesse ad andare avanti. E mi ricordo che anche diversi utenti, non solo uno, diversi utenti mi avevano chiesto come... Ma che palle, ma... Qua non finiamo di ucciderne uno e ne troviamo un altro. Ma che due palle. Stavo dicendo, diversi utenti mi avevano chiesto come si facesse ad andare avanti, visto che si erano bloccati qua e non erano riusciti a finirsi il gioco per diversi anni anche. E la cosa mi è dispiaciuta perché, per carità, fan di Harry Potter che si bloccano per un livello del gioco di Harry Potter, mi sembrava una cosa più... Ah, meno male. Due colpi eravamo... Oh! Ah, anche se becco... Ma va, ma non lo sapevo. Quindi, oggi, cari miei, visto che si va in avanti, si migliora sempre, vi faccio vedere come si... Tanto ormai lo sapranno tutti come si fa. Questi non si possono uccidere, sono qua per sempre, quindi è inutile che sto lì a tirargli incantesimi inutili, tanto non possono. Dov'è l'altra gargoyle?
Ce ne dovrebbe essere. Eccola qua. Ma guarda te, avevo voglia di incontrarti. Veramente. Che palle, potevo togliere. Potevo togliere il diffindo che non mi serviva. E il caricamento anche per gli incantesimi, davvero. Questa parte proprio. Madonna. Sta a vedere che muoio per colpa di questi che mi tirano le palle da tenere. Vai su, coraggio, che poi arriva maggio. Tanto qua tre palline e dovrebbero morire. Giustamente. Ecco qua. Io ora mi metto Aviforce di qua, così c'ho sia Aviforce sia coso lì, come si chiama? Come si chiama? Aviforce Expelliarmus. Che ancora almeno uno di voi mi deve spiegare perché Expelliarmus in questo gioco ha una funzione diversa dal libro e dal film. Io sto ancora aspettando una risposta da voi perché io non la so. Non la so perché non ci sono mai arrivato. Perché nei film e nei libri Expelliarmus serve per disarmare l'avversario e nei videogiochi, non solo per PS2, anche per PC, Expelliarmus serve per... Serve per tirare l'incantesimo che ci è stato lanciato dall'avversario. Perché? Oh, spiegatemelo. Intanto che io vi sto tartassando con queste domande inutili, abbiamo trovato l'incantesimo. L'incantesimo incendio. Preso il libro dell'incantesimo incendio. Oh, sono felice come te, Harry, proprio, si vede. Lo mettiamo qua, tanto non ci serve. Tanto l'icona dell'incantesimo è uguale a quella di Harry Potter e la pietra filosofale. Fantasia, portami via. Oh mio Dio. I porcellini. Finalmente possiamo combattere contro i porcellini. Chissà cosa direbbe Hagrid di noi. Ma con Aviforce. Gli ho lanciato un Aviforce. Vi rendete conto? Oh. Ah, ho capito. Ci vuole il flipendo. Che? Flipendo. Ragazzi, voi avete visto Harry Potter e i doni della morte, il film, no? Sia la parte 1 sia la parte 2. Vi siete mai chiesti perché quando Harry e Ron cercano di distruggere la collana, penso che sia... Flipendo. Sai che c'è quella scena in cui c'è Harry e Ron che gli tirano incantesimi perché vogliono provare a distruggerlo, no? Incendio. Cioè Harry che dice diffindo, o credo che dica incendio, non mi ricordo, però incendio. Dice dice diffindo. E della bacchetta esce fuoco, doveva dire incendio. Incendio! Ci avete mai fatto... Oh cazzo! Harry, non ti buttare che ci servi ancora. Devi accendere l'ultima candela là. Candela. L'ultimo qua, sto coso enorme che non so cosa incendio. Sia. Incendio! Ci avete mai fatto caso guardando il film? Io ci ho fatto caso. Si è aperta la... No! Però... Incendio! Si spengono... Ma che... E se tu ti lanci, Harry, devi anche un po' compatirmi. Su! Incendio! Vuole se... Madonna, Harry! Guarda che bug! Anche la mano ti si bugga. Si è aperta? Oh, fantastico! Dobbiamo andare di qua adesso, no? Dico bene? Sì, dobbiamo andare di qua. E dobbiamo adesso fare quella cosa che non ci piace fare. Ecco, questo era il momento in cui tutti incendio. Sembravano in qualche modo persi, spaesati, perché non sapevano come si facesse. Ora vediamo se anch'io mi ricordo, perché non ne sono sicuro. Merda. No, no, non mi fare del male, non mi fare. Devo prendere questo, grazie. Incendio. Ok, si spegne un fuoco e si accende dall'altra parte. Quindi, che è successo? No! Ma si mettono d'accordo per lanciarmi il fuoco questi qua. Allora, accendiamo anche questo. Ti viene giù anche questa. Perfetto. Dobbiamo andare a fare la stessa cosa dall'altra parte, presumo. Vero ragazzi? Poi dovrebbero accendersi le quattro statue dei cinghiali. Incendio! Ma quegli esseri. Aspetta, com'è che si chiamavano? I granchi di fuoco. Granchi di fuoco. Granchi. Non assomigliano tanto a dei granchi. Vabbè, quelli lì, avete capito, no?
Sputate fuoco, vero? Sì, mi ricorda. Aspetta. Aspetta un attimo, io ti dovrei dare prima il fuoco. E poi dovrei fare così. Ecco, per batterlo sopra. Poi devo fare la stessa cosa da questa parte. Sbattiti sopra e corre come se non ci fosse un domani, perché durano un tot di tempo. Poi bisogna rifarlo se si è ma che ca... Oh, ma stai calmo. Aia. Vedete? Ho capito cos'è. Devo farlo una alla volta. No, 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 no. Ma alla fine mi ha beccato, doveva. Ok, allora. Facciamo quello intanto. Facciamo questo. Allora. Incendio! Fuoco! Flipendo. Magari anche se non ci mettiamo davanti è meglio. Incendio! Flipendo. Ok. Andiamo su velocemente. Pensate se avessero inserito anche la possibilità di usare il manico di scopa nelle sfide. Porca la zia! E vabbè, però gli script di Harry quando salta e deve fare certe cose le hanno fatte veramente col culo. Io sono nabbo, ma fino a un certo punto. Almeno credo. Vi ricordate la parte in cui dovevo saltare tra le librerie per prendere il libro, che poi alla fine non ci è servito a nulla e mi sono preso male per niente? Dai, veloce! Ma pensa te la sfiga! Allora prima devo fare Madonna. Non ci vuole calma, ci vuole calma, perché altrimenti non ne usciamo vivi qua dentro. La telecamera va per i fatti suoi. Per certi aspetti, tralasciando la grafica, preferisco Harry Potter per la PlayStation 1. Vedete, ma che schifo fai? Schifo! Ma è impossibile una cosa del genere, oh! A fare i due schifo di salti. Qua sali, bravo. Stai a vedere che cadi un'altra volta. Devi andare dritto, ma bravo, così. Ti devi dare anche una mossa. 3 ore per alzarsi, oh. Oh, alleluia. Quant'è? La terza volta che provo ad arrampicarmi. Mamma mia. Adesso presumo che la stessa cosa dovrei farla dall'altra parte, esatto. Ora per non farmi male, saltello così. Vabbè, tanto mi faccio male lo stesso, quindi. Mamma mia, Harry Potter! Stavo finendo di dire, per certi aspetti, trascurando la grafica, preferisco Harry Potter e i due capitoli che hanno fatto per la PlayStation 1. Almeno quelli sono semplici. Nonostante non abbiano tutte le novità che ci sono per la versione PS2, ma almeno, ragazzi, il gioco era meglio, era fatto meglio. Che miseria. Au. Dai, però sono belle queste animazioni, che se Harry prende fuoco si vede il fuocherello dietro nonostante non gli faccia nulla. Incendio. Magari è tutto controllato, essendo una sfida. I professori dicono, vabbè, è un bambino, che cosa gli facciamo fare? Mica gli facciamo prendere fuoco davvero. Oh, ma che schifo, la riesce a beccare. C'è il fuoco che rompe le palle. Ma che palle, 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 palle. Pare palle. Ah, mentre che ci sono, ragazzi, perché non voglio No. No, non ci credo. Ma dai. Se l'ha presa in automatico. No, sbagliato.
Che bello, sono morto. Wow, sono felice. Se ora mi fai fare tutto da capo, ti giuro, smetto di registrare. Ok ragazzi, dopo che mi sono fatto mezza sfida di nuovo perché sono morto, mannaggia la miseria, ho capito la dinamica della situazione. Infatti ho rifatto le stesse cose che ho fatto prima e adesso dobbiamo sbloccare l'ultimo passaggio bloccato dal fuoco. Se Gesù vuole, se mi vuole bene. Ok, l'ultimo pulsante. No, voi non mi beccate perché tanto non vi cago di striscio. Ciao. Quell'altro lo possiamo riportare indietro perché il bottone è già stato premuto, quindi l'altro fuoco lo riportiamo alla sua cosa originale, non ci serve più. Prendiamo da lì, mettiamo lì. Dovrebbe. Ma no, no, proprio no, avete capito? E ora vediamo. Io ho fatto una stronzata. Perché il fuoco ci si è andato a mettere proprio là, dove a noi serve il passaggio libero. Vedi, loro belli pronti. Appena che finisce, che ritorna la visuale in Harry, subito pronti per spararti il fuoco, hai capito? Mica sono scemi. Oh, ma Dio, Sniper. Allora, se i miei calcoli sono esatti, dovremmo avercela fatta. Non sapete la noia, incendio! Non sapete... Questo incendio! Livello è davvero un complicato, un rompicapo. Perché non incendio! Capisci che cacchio devi fare. Difendo! Speriamo di aver... Ma che pa... Ma sto fuoco come cazzo si leva? Oh! Io non ne posso più, sono morto un'altra volta. Ma è impossibile, sto morendo da caldo, non ce la faccio più. Dove sono adesso? Allora, vediamo se questa è la volta buona che il vecchio e stupido Morino di Bestua riesce a fare un livello semplice, ma allo stesso tempo difficile come questo. Incendio! Perché ho le palle un pochettino piene, si può dire che ho le palle un po' piene, non è che vi arrabbiate, non è una parolaccia. Difendo! Ok. E la Madonna, è come se il fuoco del gioco fosse venuto a me. Guarda, ci manca solo che cade da qua, per farmi incazzare di più. Oh, alleluia, signori, ce l'abbiamo fatta, un applauso. Perché davvero è stata una sofferenza. Una sofferenza atroce. Oh, alleluia. Spuchiamo fuori e andiamocene da qua, perché non sentirò sicuramente la mancanza di questo livello, ma proprio mai nella vita. Tre volte sono morto. Tre volte. Tre. Eccolo qui che sbuca fuori. Tranquillo, come se niente fosse successo. Gli altri tutti in piedi, sono stati in piedi fino a... Eccellente, Potter! 40 punti a Grifondoro! Meritati, direi. Per oggi è tutto, la lezione è terminata. Questi qua, poveretti, spero che gli ha insegnato qualcosa intanto. Ehi, Harry, non dimenticarti che ti aspetta l'incontro di Quidditch contro Corvo Nero. Forza, andiamo allo stadio. Perfetto, ci concludiamo la giornata facendo la sfida. Intanto, Harry si è impallato. Oh, ecco, bravo. Tanto che siamo qui con Alo Omorca, prendiamo quel bellissimo scrigno che è lì da solo, poveretto, sta dicendo: perché non mi apri? Perché? Voglio che tu mi apra come non mi hai mai aperto prima. E dentro una bella figurina. Ah, cavolo, sono troppo bravo a indovinare i segreti dei videogiochi, veramente. Chi l'avrebbe mai detto che dentro a quello scrigno ci fosse una figurina? Io l'avrei detto subito, infatti l'ho detto.
come se non bastasse, c'è un altro bellissimo caricamento che non vedevo l'ora che ci fosse. Eccoci qua, magicamente gli arazzi si sono rimessi al loro posto. Qui c'è sempre Ginny. Ma cosa vuoi? Ma ma vai a farti i fatti tuoi. È sempre qua che ti ha lasciato il ragazzo. Tanto ti trapano io qua tra qualche anno. Se nel gioco è riferito, non io in persona, proprio io e Harry. Non pensate male. Vediamo mentre che siamo qua quale casa è in vantaggio. 195, 240 la gallina canta. 206, sempre serpe verde. In questo gioco serpe verde fa il culo a tutti. Non c'è niente da fare. Possiamo prendere 1000 punti al giorno, ma serpe verde sarà sempre una spanna più in alto di noi. Niente, rassegniamoci perché tanto zero. Ti va di scambiare delle figurine streghe e maghi famosi? Volentieri. Ti do la figurina 23, Glenda Kittock, se tu mi dai la numero 27, Mirabella Plunkett. Va bene, facciamo a cambio. Facciamo a cambio, sentite Harry Potter. Ciao ragazzi, come va? Com'è andata questa giornata? Parlatemi, oh, cagatemi. Non mi caga nessuno. Ah, qua c'è il signorino che ci darà la sfida del pacco, che dice che sua madre gli ha spedito un pacco, però lui l'ha perso e quindi ora si sta fermo lì, cerca lo stupido che gli dà una mano. Ma sicuramente non potrà contare su di noi. Guardate quanti bei ragnetti, ma Harry non è... In questa parte del gioco egli non gliene sbatte proprio il cazzo dei ragni che camminano. Forza Harry, fai vedere a quei corvo nero come si gioca a Quidditch. Oh, stai calmo, cioè. Ho vinto sempre e vincerò anche questa volta. Ottimista del cazzo. Benvenuti a quella che si preannuncia una grande partita. Wow. Corvo nero contro Grifondoro. Wow, tutti eccitati per questa grandissima notizia. C'è Harry, fa il figo, saluta, guarda le mutande della McGranny. Tutt'io sono proprio nere. Ok, si inizia la partita. Harry Potter. Lee Jordan sa dire solo Harry Potter. Ci sono altri tipo altri 20 giocatori, però solo Harry Potter. Per lui esiste solo Harry Potter. Harry Potter figo, Harry Potter il più bello, il più grande. Sa usare il manico di scopa. Ci sa proprio fare con i manichi. Spinta. Oh, mi devo spingere. Oh, vai col nose. Certo che però quando, l'avrò detto mille volte, però ci tengo a ridirlo perché fa figo. Quando Harry spinge, e non pensate male, quando Harry spinge è proprio, è incontrollabile. Si fa fatica. Ecco, Corvo Nero mi ha superato, infatti è molto più avanti. Io non so se in questa versione di Harry Potter è possibile perderle le partite, perché tutte quelle precedenti Harry deve per forza vincere. Gli avversari sono lì per bellezza. Tranne Harry Potter e la Camera dei Segreti per PC. Lì poi gli avversari possono anche farti il culo se sei troppo nato. Ma basta disarcionarli sempre quando ti vengono a rompere il popò. E tutto a posto. Ok, questo improvvisamente rallenta. E Harry va in vantaggio così, no? A random. Ma noi lo accettiamo. Il bolide ha appena colpito la testa di Harry, ma lui... Niente. C'ha il mantello super forzuto. Che non gli fa niente. Eccoli, guardate i bolidi. Oh, ma stai calmo. Stai calmo. Sto qua improvvisamente mi supera, che era dietro di me da un chilometro. Comunque oh, lo può fare lui. Facciamo anche noi. Dai, dai Harry, prendili sti cerchi. Ok, ok. Oh, quello l'ha fatto. Oh, ma basta. Oh, ma... Cioè, ci sono solo i bolidi per Harry Potter. Come faccio? Come faccio a schivarli i bolidi? Non si possono schivare. Te li devi sorbire per forza. Ma stai zitto. Guardate come mi provoca il cercatore. Adesso gli arriva un pugno in faccia e poi vediamo chi vince. Delle prese per il culo fantastiche. Guarda che è arrivato lui quasi. Il leggero? Bam, ho vinto. Ho preso il cacciatore di Corvo Nero. Potter sta
Oh, ma guarda quanto mi stanno beccando i bolidi. È una cosa assurda. Potter si porta in vantaggio, è proprio un figo. È un figo della Madonna. Ammiratelo. Vedi, lui dice solo Harry Potter. Oddio, non ci sto capendo niente. Ecco. Oh, finalmente prendiamo, che è una cazzata prendere il bolide. Il bolide, certo. Ma che strano. Che strano, ragazzi. Non sono sorpreso. Non sono sorpreso della vittoria di Grifondoro. Comunque esultiamo tutti insieme, perché è una grande figata. 150? Vuol dire che ci è dato solamente 10 punti? Ma vabbè, li accettiamo lo stesso. Tanto la situazione non potrebbe andare peggio di così. Eccoci qua, vediamo Harry. Sicuramente non ci dice che è stanco e se ne deve andare a letto. Che partita! Wow! I Corvo Nero erano completamente frastornati. Ma non so tu, ma io solo a fare il tifo mi sono stancato moltissimo. Che poverino! Poverino Ron, davvero. Fatica così tanto che semplicemente non facendo un cazzo si stanca. E vabbè, non è ancora notte, quindi non possiamo andare nel negozio di Fred e George per comprare niente, perché intanto non abbiamo gelatine, penso. Vedi, ne abbiamo due, non abbiamo trovato neanche gelatina in giro, non ne abbiamo trovate proprio, quindi niente. Per concludere il video saluto tre persone che mi hanno chiesto giustamente un saluto nell'episodio scorso. E sono Morozita26, ciao grandissimo. Sei bellissimo, sei bellissimo. Non ti ho mai visto, però so che già dal nickname sei fantastico. Ciao. Saluto con immenso piacere Crash the Console. Grande Crash, grazie per tutti i commenti che mi lasci sotto i video. Sei un grande, lo so che sei un po' come questo cuscino, però ti saluto lo stesso. Ciao. E ultima, ma non per importanza, Crustoperpe. Mi auguro di averlo pronunciato giustamente. Ti saluto, sei un grande. Non ti ho mai visto dal vivo, però so che sei un figo. Sei un figo davvero. Già dal nome, figo. Quante cazzate che si dicono in un video. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Se vi siete persi gli episodi scorsi ci sono sempre i link in descrizione, in primo piano, se siete scemi se non li vedete. Scemi. Io vi do appuntamento al video episodio successivo e ciao e alla prossima.